Si è svolto a Macerata Feltria il primo di 10 incontri che il presidente della provincia di Pesaro e Urbino, Daniele Tagliolini, terrà con i sindaci del territorio provinciale per delineare gli interventi più urgenti legati al dissesto idrogeologico e alle ripetute ondate di maltempo. Presenti i sindaci di Macerata Feltria Luciano Arcangeli, di Sasso Corvaro Daniele Grossi, di Pietrarubbia Maria Assunta Paolini e di Monte Cerignone Carlo Chiarabini, che hanno accompagnato il presidente nei sopralluoghi sulle zone più danneggiate e pericolose. In questo incontro abbiamo messo in evidenza quelle che sono le criticità del nostro territorio, una criticità legata sicuramente al dissesto idrogeologico notevole. Il nostro territorio è stato interessato da 2 anni di piogge anomale e le conseguenze sono quelle di frane importanti che mettono a rischio le frazioni, i nostri paesi e le famiglie. Nel mio territorio di Macerata Feltria, no, dopo anche le recenti condizioni atmosferiche avverse, si sono verificate 2, 3, 4, 5 punti molto molto pericolosi, diciamo, per la strada, quella che da Macerata Feltria porta verso Monte Cerignone, con rischio di chiusura. Ci sono 3 frane per il quale insomma serve un intervento sicuramente importante, con palificazioni e cose varie, quindi una cosa molto che, se la provincia non riuscirà a intervenire, insomma c'è il rischio di chiusura della strada. Come spiegato dal presidente della provincia, con i fondi dell'emergenza neve 2012, che ammontano ad 1 milione di euro, verranno fatti interventi urgenti sulle strade provinciali per sistemare buche, asfalti e cunette, mettendo in sicurezza la viabilità. La somma a disposizione è insufficiente per le necessità dei 1.430 chilometri di strade provinciali. Il mancato riconoscimento da parte del governo dello stato di emergenza del febbraio-marzo 2015 non fa che peggiorare una situazione già difficile. Nei giorni scorsi, ha evidenziato Tagliolini, abbiamo iniziato altri interventi per oltre 500.000 di euro sulle situazioni più critiche a causa di frane e smottamenti che hanno creato disagi per il trasporto pubblico locale, quello scolastico e i mezzi di soccorso. La stessa cosa dicasi per la strada che da Macerata Feltria porta verso Pietrarubbia, Carpegna e Montecopiolo. Quindi qui è ancora più importante l'intervento, è più pericoloso e quindi occorre che venga, la segnalazione è già stata fatta comunque, venga installato anche un servizio semaforico, perché la frana è molto molto pericolosa e quindi anche qui serviranno ulteriori fondi molto molto. Il costo sarà molto elevato perché si tratta di fare una palificazione, quindi mi auguro che la provincia, ecco, con i fondi che avrà a disposizione per la manutenzione straordinaria, possa intervenire prima possibile, onde evitare, ecco, disagi soprattutto per i comuni a monte rispetto al mio, perché, no, devono raggiungere gli studenti le scuole per superiore a Sasso Corvaro e l'ospedale di Sasso Corvaro, quindi se dovesse venire, se dovesse chiudere questo tratto di strada, insomma, sarebbero dei problemi molto molto difficili per la popolazione. Il comune di Sasso Corvaro è stato interessato proprio in questi giorni, nel giorno di Pasqua, da una frana che si è staccata dal Monte San Giovanni e è scesa proprio a ridosso delle abitazioni. È seguito un'ordinanza del sindaco, abbiamo evacuato 40 persone e il problema ancora c'è, quindi rimane lo stato d'allerta, il monitoraggio e come sindaco chiedo delle risposte agli uffici e agli enti competenti per sicuramente programmare e progettare un primo intervento, un intervento che miri alla messa in sicurezza proprio degli abitanti. Su. Da San Giovanni si vede proprio tutta la lunghezza, è un paio di chilometri da dove è partita. Si scende con velocità fino a qui, dopo lì un po' piana, quindi si è fermata contro quel blocco lì e si è ristretta nel fosso. Un disastro.
Un altro problema importante è la percorribilità proprio della strada da Mercatale che sale verso Sasso Corvaro, che è minacciata da una frana molto pericolosa che rischia di lasciare isolato il paese di Sasso Corvaro, non tanto come frazione ma anche come servizi, anche perché a Sasso Corvaro è presente l'unico ospedale del territorio e l'omnicomprensivo Montefeltro, che raccoglie, diciamo, gli studenti da tutto il territorio. Quello sicuramente è un intervento di prima prioritario su altri. Un'altra criticità è quella della provinciale dell'SP3 al chilometro 27, dove spesso scende la frana dal monte, e anche il giorno di Pasqua la provinciale è stata chiusa per almeno 3 ore, e questa mattina è riscesa ancora del terreno, quindi abbiamo già le ruspe in opera a liberare la provinciale. Un altro pericolo è sulla provinciale che scende da Macerata verso Mercatale, dove il torrente Apsa ha abbattuto una briglia, una vecchia briglia, spostando il flusso dell'acqua sulla provinciale, mangiando, diciamo, la scarpata, e anche lì è un punto molto pericoloso. Quindi noi cosa chiediamo? Chiediamo un intervento sul ripristino di questi interventi prioritari, ma anche sul ripristino proprio delle condizioni del manto stradale, dell'asfalto, delle righe, comunque della messa in sicurezza anche di chi percorre queste strade, perché le nostre strade al momento sono sprovviste proprio di righe di mezzaria, i confini, i margini delle carreggiate, quindi anche con le nebbie ci si trova a vagare nel nulla, mettendo a rischio proprio la vita delle persone. Quindi in questo territorio ha bisogno sicuramente di segnali che sono quelli della manutenzione ordinaria, lo sfalcio dell'erba, liberare le cunette, riaprire cunette ostruite da materiale che si è ammucchiato nel tempo. Quindi abbiamo proprio bisogno di riprendere in mano il territorio partendo proprio dalla manutenzione ordinaria.